Dai. Io amo la musica, amo ascoltare musica da quando ho 11 anni. Mm-hmm. Io anzi, a 6 anni rompevo le palle a mia madre che mi doveva regalare le cassettine che di qualche canzone che sentivo, tipo Zucchero e Righiera, così. Io ho sempre amato la musica, a 11 anni ho iniziato a diventare malato di sta roba, poi quando è arrivato internet, così. Quindi a me piace ascoltare ore e ore e ore, ore di musica, ascolto musica 24 ore al giorno. Io vado a letto e lascio una playlist accesa. Bravo, bravo. E quindi poi mi prendo, mi salvo tutte le canzoni che mi piacciono e poi dico, aspetta, ci faccio un beat, bam, prendo il sample, lo taglio così e faccio... Ma te com'è che hai imparato a fare i producer? Cioè, nel senso, prima sei nato come rapper e poi per necessità perché sei diventato producer? Perché non c'erano producer, cioè, tanto eravamo isolati, poi comunque i producer che c'erano in Italia in quegli anni facevamo solo quella roba da wannabe premiere, diciamo, l'East Coast classica, noi volevamo fare la West Coast. Bene, comunque... La mia cosa, West Coast, dall'altra parte... capito, avevamo tutta quella attitudine là e quindi io e Next abbiamo iniziato a farci beat da soli. Ma questo da quanto tempo fa questo? Quanto tempo fa? Oh, era fine anni 90, metà anni 90. Ma davvero li fai da così tanto tempo? Sì, ma poi in realtà io non ho avuto il computer fino al 2003-2004, poi... Cioè, quindi andavo a casa di Next a produrre questo computer, questo programma che funzionava in DOS, si chiamava Fast Tracker. Cioè, che se gli dai adesso in mano una roba del genere a un producer di quelli che vengono definiti geni, no, adesso ti guardi e dici, che cazzo, cazzo è sta roba? Ma adesso dove si scaricano? Dove si scaricano? Bravo, adesso non sono mica producer, adesso sono, non so come chiamare, poi sono compilatori di musica, nel senso prendono neanche un sample, prendono dei... Un giro di basso, una batteria qua, capito? Ma ti ricordi c'era quel videogioco per PlayStation dove montavi la musica? Ho fatto un pezzo così con Esa. Ha fatto tutto in disco così, mi ricordo. Sì, ma era una porcheria. Sì, una porcheria pazzesca, suona di merda, però è una roba proprio lasciata. Adesso invece l'hanno fatta suonare bene. Sì, sì, adesso la porto la casa così. Però sì, ecco, allora, basi le devo fare di continuo. Scrivere, scrivo perché comunque mi diverte dire stronzate. Però le basi comunque, infatti ultimamente più produco che rappare. Mi piace produrre altri rapper.